Parliamo oggi della vicenda del maestro di scuola primaria Giampiero Monaca, che dal 7 di novembre è in presidio permanente davanti al Ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma. In questi anni Giampiero Monaca ha lavorato nella scuola primaria di Serravalle d'Asti, realizzando un progetto denominato Bimbi Svegli. Progetto che è diventato molto noto in tutta Italia, su cui sono state prodotte tesi di laurea, pubblicazioni universitarie, tra cui quella dell'Università di Macerata. Ma le cose non sono andate nel verso giusto, o perlomeno come il maestro pensava e sperava, perché ad un certo punto Giampiero Monaca è entrato in conflitto con la dirigenza della sua scuola e lì sono iniziati i problemi. La vicenda è lunga e complessa e nel corso del tempo ci sono stati anche procedimenti disciplinari a suo carico. Quest'anno il maestro Monaca è stato assegnato ad un'altra scuola, diversa da quella di Serravalle d'Asti, e lui però non ha accettato questa decisione e così a fine settembre non ha preso servizio dove avrebbe dovuto. Si è aperto così l'ennesimo contenzioso. Adesso, da 3 settimane, come abbiamo detto, Giampiero è a Roma e staziona davanti all'ingresso del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ecco, Giampiero, ma perché, questa protesta così clamorosa? Dunque, più che una protesta, questa è una rivendicazione. Una rivendicazione dell'estrema importanza che all'interno della scuola pubblica italiana, in particolare la primaria, hanno e devono avere le indicazioni ministeriali. Io da ormai 15 anni porto avanti, insieme alla comunità educante della nostra scuola, quindi colleghe, bambini e famiglie e comunità anche locale, una modalità didattica, un progetto, lo hanno chiamato in tanti modi, hanno provato a ridurne la portata molte volte, ma sinceramente come lo chiamiamo, lo chiamiamo. Si chiama Bimbi Svegli. Ci puoi spiegare brevemente, ma in che cosa consiste questo progetto? Di che cosa si tratta? Quali sono le sue caratteristiche pedagogiche e culturali? Il progetto Bimbi Svegli era nato in una scuola di città, ma grazie al mio trasferimento in questa piccola scuola di campagna si era avvalso anche, oltre che della dimensione, diciamo, sensoriale, empatica e più diciamo, sperimentale dal punto di vista sensoriale e tattile, e della spinta dei bambini verso la loro dimensione di cittadinanza attiva, si era avvalsa appunto anche di tutte le pratiche outdoor. Noi facevamo scuola, diciamo, il 60% in classe, tra l'altro in una classe, in classi, in aule abbellite, attrezzate, organizzate e arredate, tutte secondo un piano di arredo, un piano colore, sviluppato insieme a professionisti, senza mai una lira di finanziamento pubblico. E il 40% nell'outdoor più meraviglioso del Campi e dei Prati di Serravalle d'Asti. Bimbi Svegli è scuola pubblica, è scuola delle indicazioni nazionali, è scuola di condivisione, è scuola di empatia, è quella che dicono insegna a sviluppare le competenze sociali, le soft skills. Bimbi Svegli è scuola cooperativa, è scuola empatica. Noi crediamo fortemente che un bambino che impara con la felicità, attraverso il gioco, attraverso la sperimentazione, attraverso l'empatia, sia un bambino che impara meglio. E un bambino che impara meglio significa un bambino che impara più a lungo, in modo più significativo. E non solo dal punto di vista della prestazione in sé, ma incardina il proprio piacere per il suo lavoro e questo gli durerà anche più avanti. Avere bambini, quindi studenti, che imparano volentieri significa quello di avere poi lavoratori che impareranno senza imboscarsi, che faranno quello che è il loro compito, considerandolo una missione, ponendosi sempre il problema del a che cosa servo io, in che modo
il mio meglio può essere utile per gli altri. Ecco, tutto quello che tu ci stai raccontando è estremamente interessante e anche largamente condivisibile, ma non bisogna dimenticare però che la libertà di insegnamento deve essere finalizzata innanzitutto a offrire la miglior formazione possibile agli alunni, così almeno dice la legge, e non è soltanto una forma di garanzia per l'insegnante che così può fare sul piano didattico ovviamente quello che ritiene più giusto, quello che lui preferisce. E quindi insomma questo è un po' un problema, cosa ne pensi? Certamente la libertà di insegnamento ha dei limiti. I limiti sono l'essere efficace. Nessun lavoro può essere svolto, nessun compito può essere svolto a prescindere dalla sua efficacia. Ma noi abbiamo ovviamente un follow up di dati sui dati informale, ma proprio perché questo è il problema. Negli anni tutto ciò che è stata ricerca formale, è stata possibilità di sperimentazione da un punto di vista formale, è stato efficacemente impedito dai vertici del nostro circolo didattico. Una volta perché non c'era la commissione, una volta perché si erano dimenticati di presentare il progetto, un'altra volta per altri motivi. Fatto sta che noi abbiamo sempre avuto dei ricercatori di alto livello, anche accreditati NIUR, che però sono stati rispediti al mittente. Ebbene, in ogni caso, nonostante tutto ciò, noi abbiamo un follow up informale che dice che innanzitutto i nostri studenti non sono diventati più intelligenti degli altri e più intelligenti di quanto fossero all'inizio, ma questo nessun metodo e nessun approccio didattico lo garantisce. Anzi, io sono da sempre convinto che la scuola non dà talenti in più, dà opportunità in più, e su questo sì, su questo abbiamo dati circostanziati che dicono che la quasi totalità dei nostri alunni ha operato scelte efficaci sin dal primo orientamento, cioè in poche parole abbiamo pochissimi ragazzi che abbiano cambiato istituto alle superiori. Chi voleva fare lo scientifico si è iscritto allo scientifico e ha finito lo scientifico, così come chi voleva fare la professionale si è iscritto alla professionale e viva Dio ha finito la professionale. Questo secondo me è un bel risultato. Fare in modo che ciascuno, durante la sua carriera scolastica, scelga e scopra soprattutto in che cosa è bravo ed è brava, in che cosa può essere bravo, esprimersi per poter poi essere utile al mondo. Alla fin fine questo è il segreto della scuola e magari anche un pezzettino di segreto della vita. Ecco, ma adesso tu che cosa ti aspetti? Cosa pensi che potrebbe accadere? Venendo qui io ho posto la domanda al ministro e ai vertici dell'istruzione. Allora io sono venuto qui a chiedere al vertice della scuola se davvero le indicazioni ministeriali hanno una validità, allora chiedo loro di tutelare in qualche modo, non so in quale, non sono così studiato e così esperto di gerarchie e di struttura ministeriale, ma sono sicuro che chi gestisce la scuola e chi amministra la scuola abbia le leve per poter fare in modo di valutare e nel caso validare Bimbi Svegli come metodologia sperimentale all'interno dell'istituzione scolastica e possibilmente, potenzialmente, riportarla a Serravalle d'Asti, scuola che prima dell'arrivo di questo approccio, di questo progetto, io lo voglio chiamare progetto perché nessuno può impedire a una persona di avere un progetto professionale e di vita, per cui prima dell'arrivo del progetto Bimbi Svegli a Serravalle gli alunni erano 21. Quando il progetto Bimbi Svegli è stato eliminato da Serravalle, gli alunni erano 63 e adesso sono in caduta libera. Questo è un dato.
Grazie a Gian Piero Monaca per questa sua testimonianza e noi ovviamente gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro personale e anche professionale.